Esercizio numero 6. Pannello fotovoltaico essenzialmente è una lastra protettiva di vetro rettangolare, quella che si dilata con la temperatura a meno 10 gradi centigradi. Le dimensioni della lastra sono 166 x 100 cm quadrati. Lo spessore è trascurabile. Sapendo che la temperatura d'inverno scende a meno 10 gradi centigradi ed estate sale a più 40, calcola la massima e la minima superficie della lastra e la sua variazione massima durante l'intero anno. Questa è la lastra di vetro con l'area SI iniziale, base per altezza, a 10 gradi centigradi, temperatura iniziale. In teoria dovrebbe essere a 0 gradi centigradi per essere rigorosi. E questa superficie dovrebbe essere S0. Ma se anche lavoriamo a 10 gradi centigradi, le cose cambiano di poco. Ci sono due modi per risolvere questo problema. Il primo è di calcolare inizialmente le variazioni di superficie e poi sommarle al valore della superficie iniziale. Il secondo modo è di calcolare direttamente il valore della superficie e non le variazioni della superficie, direttamente il valore della superficie alle due temperature massima e minima. Cominciamo dal primo modo. Utilizziamo questa formula che ci dà l'aumento o la diminuzione della superficie conoscendo i gradi di riscaldamento o di raffreddamento. Questa è la formula con SI al posto di S0, abbiamo detto perché non partiamo da 0 gradi ma da 10 gradi centigradi. Il raffreddamento è di meno 20 gradi centigradi quando noi scendiamo dalla temperatura iniziale, 10 gradi centigradi, a meno 10 gradi centigradi, che è la temperatura più bassa invernale. Quindi è un raffreddamento di meno 20 gradi centigradi. Il coefficiente di dilatazione termica lineare del vetro vale 9 per 10 alla meno 6 gradi centigradi alla meno 1, va raddoppiato perché stiamo parlando di una lastra bidimensionale, quindi due volte lambda. Siccome si tratta poi di un raffreddamento, il risultato viene negativo, meno 6 cm quadrati. Vuol dire che la lastra si è ridimensionata, si è contratta, si è in pratica ritirata di 6 cm quadrati. Se noi invece calcoliamo il massimo aumento di superficie, allora dobbiamo considerare la temperatura massima estiva, 40 gradi centigradi, che si trova a più 30 rispetto alla temperatura iniziale. Quindi qua ci va la variazione più 30 gradi centigradi. Il resto è uguale, il risultato è positivo, sono 9 cm quadrati. Quindi partendo dal valore iniziale 16.600 cm quadrati, una volta togliamo 6 cm quadrati, abbiamo questo valore, un'altra volta aggiungiamo 9 cm quadrati, abbiamo quest'altro valore, che sono i valori di superficie minima d'inverno e massima d'estate. La massima variazione di superficie quindi è stata di 15 cm quadrati tra questo valore minimo e questo valore massimo. Lo potevamo anche calcolare da qua perché meno 6 più 9 c'è una variazione di 15 cm quadrati tra l'estate e l'inverno. L'altro modo per calcolare la superficie minima e massima è di utilizzare quest'altra formula, che in pratica è la stessa di prima, con la differenza che questa ci dà direttamente la superficie, mentre quella di prima ci dava la variazione di superficie. Andiamo a mettere dentro i valori, SI la conosciamo, 2 lambda è questo valore qua, che sarebbe scritto in forma decimale 18 per 10 alla meno 6, che è lo stesso valore di prima, 2 lambda, 18 per 10 alla meno 6, 1 su grado centigrado. E poi mettiamo questo delta T che è meno 20 gradi centigradi d'inverno e più 30 d'estate. Il valore che è contenuto dentro questa parentesi tonda è questo valore qui, dentro quest'altra è quest'altro. Che significa questo valore leggermente inferiore a 1? Vuol dire che moltiplicandolo per la superficie di riferimento a 10 gradi centigradi verrà un risultato leggermente più piccolo di SI e infatti viene un po' meno 16.594 cm quadrati. Quindi questo è una specie di fattore di contrazione, un valore leggermente minore di 1 che va moltiplicato per la superficie di riferimento. Viceversa, d'estate questo fattore non è più di contrazione, ma è un fattore di espansione e è un valore leggermente maggiore di 1, che moltiplicato per l'area di riferimento la fa salire
fino a 16.609 cm quadrati ed ecco che abbiamo ritrovato gli stessi due valori di prima, il valore minimo d'inverno e il valore massimo d'estate. Ecco qua che quindi la superficie di riferimento a 10 gradi centigradi si trova compresa tra il valore minimo a meno 10 gradi centigradi, che è questo, e il valore massimo a più 40 gradi centigradi. Di nuovo troviamo che l'escursione, cioè la massima variazione di superficie tra il valore minimo e il valore massimo, è di 15 cm quadrati, come prima.